Fabrizio Corona sarebbe stato aggredito a calci e a pugni da una ventina di pusher stranieri nel bosco della droga di Rogoredo, alla periferia di Milano. L'ex re dei paparazzi era in quel posto per realizzare un servizio per la trasmissione Non è l'Arena di Massimo Giletti, dove sarò ospite domenica prossima. Stasera, ha scritto in un post su Instagram Corona, mi sono recato al bosco di Rogoredo, patria nazionale dello spaccio italiano, dove anche la polizia si rifiuta di entrare. Le uniche interviste realizzate in questo luogo sono state fatte di giorno da giornalisti accompagnati da polizia di scorta a circondare la zona. Io mi sono recato lì solo con un operatore e un fonico per raccontare il parallelismo della mia tossicodipendenza con quella che colpisce l'Italia e la povera gente che vede uno Stato inerme ed una polizia disinteressata. In base alla ricostruzione dei carabinieri, è stato lo stesso fotografo a richiamare l'attenzione di una pattuglia che passava dal boschetto, raccontando di essere stato aggredito. Corona, che non ha sporto denuncia, è stato trovato dai militari a torso nudo e in forte stato di agitazione.